tutti amici, io sono Klaus e benvenuti ragazzi quest'oggi in questo nuovissimo video. Quello che andiamo a fare oggi ragazzi è una cosa abbastanza particolare, perché infatti come ben sapete io sul mio canale nell'ultimo anno ho cominciato un botto di serie, ma veramente tante, se non è più di 20, e sono serie che non ho mai finito, o anzi non ho mai continuato. E questo non perché le serie fossero andate male o cose simili, semplicemente perché nel corso del tempo poi sono dimenticate. E oggi in particolare mi sono svegliato con la voglia di fare un video in cucina, solo che non sapevo se fare un video dove cucinavo un piatto, in questo caso la matriciana, oppure se fare il secondo episodio della serie Mamma contro Stephanie, che era quello dove mangiavamo le cose piccanti di mia madre. E quindi mi sono detto, dopo che mia madre la scorsa volta mi ha regalato questo barattolino di peperoncino, che non mette fuoco ma regà è piccolissimo e dentro ce n'è veramente poco, e dato che mi ha detto Tudor fatelo bastare fino a dicembre, ho pensato, perché non usarlo tutto per una matriciana? Può essere un'idea simpatica. E se non bastasse, mia madre l'ultima volta mi ha portato anche questi peperoncini. Alla fine raga, il peperoncino fa bene, quindi cerchiamo di convincere adesso Stefano a farci la matriciana. Che c'è? Ho un'idea. Ma avete già mangiato voi? Certo. Sei pronto per il round 2? Cosa? Ma tu te l'abbiamo detto da lunedì a dieta. E infatti oggi è mercoledì, dai eh. Ma lunedì è 2 giorni fa. E infatti, andiamo. Tu non sai neanche cosa faremo quest'oggi, non è che... c'è il peperoncino in mano. Beh, basta. Sì. E allora? Amatriciana, col guanciale. Non la sai fare. Non la sai fare, vieni, va, vieni anche tu Marina. Non la sai fare. Ti faccio vedere quest'oggi come facciamo la matriciana. In realtà inizialmente volevo fare qualcos'altro, perché a dire il vero la matriciana non l'ho mai fatta in vita mia. Vabbè, ci prova, dai. Comunque, gli ingredienti sono i seguenti: peperoncino, pepe, guanciale, questa volta, dato che l'ultima volta ho rotto il cazzo e ci va il guanciale, non la pancetta. E tutti voi nei commenti, e no, non c'è un italiano vero. A me il fatto, raga, che il guanciale a me non piace, quindi anche la ricetta di quest'oggi sarà una reinterpretazione della matriciana. Cheat. Spaghetti integrali, così non rompi le palle con la dieta. Integrali non vuol dire che non fanno ingrassare, soprattutto se ho già pranzato. Scialla e pecorino romano. E infine la pomarola del padre di Stefano, precisamente 230 grammi. 230, ma le cose se le facciamo per bene a sto punto, scusa No, no sì. Non esageriamo Stefano, va ma bene. Ma che mangiamo stasera? Andata. Mettete gli spaghetti per la matriciana? Non no. Ha ragione. No. E cos'altro mettiamo? I rigatoni, quelli che assorbono. Li abbiamo. Dai. Li mettiamo entrambi. No. Dai. Prendiamo la pentola per la pasta. Questo andrà benissimo. Mettiamo l'acqua. Accendiamo il fuoco. Guarda, vado su imparato da Hogwarts. E là, ci crederanno tutti. Prendiamo una padella per metterci il guanciale e cominciamo a... No. Buttarci un filo d'olio. No. No. Bisogna lasciare il guanciale friggere nel suo grasso. È vero, amore. Quindi dobbiamo tagliare il guanciale prima di accendere il fornello. Infatti il fuoco è spento là. Bravo, l'hai spento. Tagliamo, ragazzi, il guanciale. Qua abbiamo mezzo chilo di guanciale. Tutto? Tutto? No, no, tutto, tutto. Raga, ma la dieta... Vabbè, ormai sgarri, sgarri bene, se no non sgarri. Perfetto. Amore, te ti tagli, lo sai, vero? Vabbè, almeno è divertente. Ti piace la pasta condita? Ma sì, dai. Piano piano, perché è pericoloso, non si danno i coltelli. Occhio alle dita. Tolta la cotenna. Il pepe sotto, però, sopra lo lasciamo. Il pepe lasciamolo, sì. Cominciamo a tagliare. Fai delle fette, no, fai le più grosse. 10 minuti dopo, siamo ancora alla terza fetta. Prendiamo. Con questa basta e avanza. No. Un'altra, amore. Un'altra, dai, l'ultima. Questa vai, qua. Finisci la... Dai, tutta no? Bella sciotta, raga. No, dai. 3 mm. Ok, andata. Ok, sono 180 grammi di guanciale. Va bene, dai. Va bene, dai. Non è esagerato, ci sta. Tagliamo la cubetti. Per bene. Sì. Che bello che fa lo chef, non si fa un cazzo. Però questo video non lo guardi fra Carlo Cracco, se no. Carlo Cracco a casa nostra potrebbe lavare per terra al massimo. In realtà tra gli ingredienti c'erano anche tutti questi peperoncini qua, che in realtà non so ancora come usare. Tua madre mica mi spaventa. Cheat. Non è che se mi fai arrivare tuo figlio, messaggio diretto a tua mamma, non è che se mi arriva a casa tuo figlio con questa roba qua è l'equivalente di trovare una testa di cavallo sul letto, eh? Cioè, questo non è niente, ho paura. Sarà, comunque. Caricate qua, raga. Che pensa di fare tua madre con sta polvere? Oh, va bello. Qui intanto abbiamo quasi finito. L'acqua sta già bollendo, aspettiamo un paio di minuti. Accendiamo il fuoco qua. Butta qua il guanciale. Questo procedimento si fa sul fuoco, però. In teoria, sì. Tudor è un chef alternativo. E beh. E per velocizzare il processo, swipeiamo qua i due fuochi. Non sei mica su Instagram Stories, eh? Swipe up. E voilà. Cominciamo a condire questo guanciale. Dato che il pepe c'è già, mettiamo subito il peperoncino. Ne mettiamo uno, no? Io te ne metterei anche due, mica ho paura. Io metterei uno più tutta la polverina. Io metterei due più tutta la polverina per sfidare tua mamma, mi copro di lei. Va bene. Mia madre mi fa, fatti bastare questa scatoletta qua per fine dicembre. Un pranzo. Cominciamo a caricare qua col peperoncino. Vai. No, io inizierei da metterci l'altro. Se vuole. Quanta?
Allora, secondo me è tanto, eh. Ormai li mettiamo tutti, no? Ma che ti faccio il fegatello dei peperoncini che arrivano? Vai, 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 vai. Oh, bello pizzicante, eh. Saliamo l'acqua o la devi già salata? No, io no. Ok. Sale grosso nell'acqua quando bolle. Raga, qua basta, direi di metterci già il sugo. Vai. Mettiamo tutto questo? Vai. Se non è abbastanza, io aggiungerei anche la polpa. Comunque vai. Va bene. Apertura. Il babbo di Stefano. Questa è proprio buona buona, eh. Fatta in casa. Wow. E voilà. Sembra molto promettente. Abbassiamo il fuoco adesso. Allora, l'aria che si respira qua davanti, raga, è piccante. A me bruciano gli occhi. A me pure. Piccante? Ma ho assaggiato per sbaglio. Mamma, mi sa che stavolta hai vinto te. Eh? Ma di cosa? Vogliamo gli abanero? No! Con le bolle, non sa di niente sta pasta. Oh, buttiamo la pasta intanto. Si pesa prima. Un po' a occhio, dai, zio. Adesso, ragazzi, faremo una bella guarnizione con dell'altro guanciale. Questo qua tuo babbo. Ad Amatrice. Esatto. Che dovrebbe essere più buono anche. Molti non lo sanno, ma non si chiama pasta alla matriciana. Bensì è amatriciana. Alla matriciana. Perché è ripresa dalla città di Amatrice. Lo mettiamo in un altro padellino a far rosolare per bene, un pochino più croccante, lo mettiamo sopra. Esatto. Come abbiamo fatto l'altra volta della carbonara. Carbonara. Sì, carbonara. Poi sarà divertentissimo anche pulire la cucina. Ah, logicamente io sono lo chef. Appunto, io ho cucinato, Maria è governo. No. Io ho cucinato. Che cosa hai cucinato? Butta qua, va. Questo qua lo faremo cuocere un po' di più. Vai. Per dargli quel pizzico di croccantezza sulla pasta. Assaggia la pasta. Assaggia la pasta, vai. Io ho cucinato, ho assaggiato la pasta per capire se era cotta. Ancora? Dai. Per ridargli un po' di vita aggiungiamo anche l'altra parte di pomodoro che mancava. Con un po' d'acqua. Con un po' d'acqua, esatto, di cottura. Riaccendi il fuoco. Riaccendi il fuoco, rimescola. La pasta si può già togliere, secondo me. Vai, e... di pasta. Voilà. Oh, bella roba. Ci sia abbastanza sugo per tutti i rigatoni. Sì, 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 guardalo, sì, guarda come entra. Fagli vedere un po' a Carlo chi comanda, no? L'abbiamo sfidato. Ah, aggiungiamo anche un po' di pecorino e diamogli una bella girata. Cracco, lo sai. Porco il cazzo! No! Lo sai fare questo cracco? Torniamo dal fuoco. Veniamo al fuoco. E incominciamo ad impiattare la nostra matriciana. Insomma, meno male dobbiamo stare a dieta. Un grazie a Dio che siamo a dieta. Figurati se non fossimo stati. Inizia lunedì, no? La dieta per lunedì. Beh, era lunedì 3 giorni fa, infatti. Infatti è finita la dieta. No, la dieta finisce magari un giorno la domenica. Più sugo. Basta. Vai. Guarnizione sopra il piatto e. Gli diamo anche una spolverata di pecorino. Ah, come lo zucchero a velo sulla torta. Ci vediamo a tavola con queste 3 prelibatezze e buon appetito. Raga, dai. Ora trova la scusa che li fai cadere per terra. Dammi la mano. Io non aiuto nessuno, io sto registrando. Oh, un bel pranzetto con i vestiti di Surri. Benvenuti nella nostra camera da pranzo. Forse sarebbe stato meglio non far vedere questa stanza. Sì. Marina, vieni. Pronti? Buon appetito. È piccante, perché lo è, però pensavo molto peggio. Cioè, quando abbiamo sgravato a buttare tutto, ho detto, vabbè, la buttiamo via. Invece no, non è troppo piccante. No. Insomma, vogliamo gli abanero. Mamma, il fatto è questo. Abbiamo raggiunto un livello così alto che anche tutto quel peperoncino ci fa veramente poco. O meglio, ci fa. Perché ci fa. L'altra volta la scusa era che avevamo tolto l'olio, avevano ragione. Esatto. Stavolta l'abbiamo lasciato tutto, quindi. Cioè. Ciao a tua mamma. E come l'altra volta, anche quest'oggi che avevamo chiamato per dirgli che in realtà questo peperoncino non è granché. Anche se in realtà per me. Poi, ma abbiamo fatto la matriciana oggi. Va bene. Ok, ci abbiamo messo tutto il peperoncino dell'altra volta, quello del barattolino. No, tutto. No. Ma non pizzica per niente. Abbiamo messo anche 2 peperoncini interi, ma. Pizzica. Marina, no. Allora, a loro due ha fatto effetto, a me no, vogliamo gli abanero. Te l'ho detto che te lo manderò. Sì. Ciao. Con me fai lo spavaldo, è piccantissimo. Tua mamma. E poi con tua mamma, non sento niente. Ah, io gli do un bell'8. 8 e mezzo. Ok. Non è il mio stile, sei. Non sento il sapore, non posso sentire. Come no? In effetti lei magari sente solo il peperoncino, sai. Io ho detto non finire lei, ma ti pare che ho finito. Il bagno mi aspetta già. No. Ah, sì. Quindi niente raga, stiamo migliorando, perché la pasta che stiamo cucinando comincia a essere molto molto più buona. Quindi ragazzi, io vi devo lasciare un bel like per questo video. Sai cosa facciamo la prossima volta? La pasta al pesto piccante. Chissà, magari ci rivoluziona la cucina italiana. Superiamola quando nel prossimo video, 30 mila like e niente. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Bella. I'm gonna love you. I'm gonna love you.
Boom! Bravo! Boom!